Buonasera ragazzi, benvenuti e bentornati. Siamo al, non ricordo neanche che numero di episodio della nostra run dedicata a Shin Megami Tensei 3 Nocturne HD Remastered. Allora, vediamo un attimo, fatemi sistemare le ultime cose. Vi chiedo al solito di confermarmi che mi si senta e si veda tutto bene, se il mio volume o quello del gioco sono troppo alti o troppo bassi. Poi iniziamo. Ho avuto qualche problema tecnico, come potete leggere in chat, ma ce l'abbiamo fatta. Allora, siamo a 43 ore e 25, voi non lo vedete perché è lì sotto. Eravamo al labirinto di Amala e stavamo pensando di esplorare il terzo Kalpa. Però, secondo me non è il caso. Fatemi fare una cosa. Ora dovreste sentirmi un po' di più e anche se alzo un po' il volume del gioco, la cosa non dovrebbe risentirne. Allora, dicevamo. Perfetto, grazie mille Venduras per la conferma e facciamo subito il primo sciottino della serata. Però poi il nostro amico Venduras, ragazzi, se state seguendo questa VOD in differita, andate a lasciare un follow a Venduras. Allora, signori, oggi è stata una giornata faticosa. Quindi, non facciamo quello che pensavamo di fare l'altro giorno. Asiel, buonasera, benvenuta. Come stai? Dicevamo, non andiamo a fare il terzo Kalpa. È stata una giornata troppo faticosa. Andiamo avanti un po' con la storia. Perché visto i combattimenti, bravissimo Venduras che fa lo sciautino personalizzato a Asiel. Grande Asiel, benvenuta, sono stracontento che ti stia piacendo Shin Megami Tensei. Non andiamo nel terzo Kalpa perché i combattimenti che abbiamo fatto la volta scorsa non sono abbastanza facili. Perché io, dopo una giornata come quella di oggi, e con un death count già a 8, mi sento di andare ad esplorarlo. Quindi oggi ci giriamo il parco di Yoyogi alla ricerca di un artefatto mistico. E andiamo avanti con la storia. Non dovrebbe essere molto ostico. C'è Rangers Meet. In che senso? Non l'ho capita. Oddio. No, non c'è il parco Yo-Yogi. Non c'è. No, è Venduras. Quindi andiamo avanti nella storia e cerchiamo di recuperare un artefatto magico per conto della professoressa Takao e per la divinità che si è impossessata di lei, tale Aradia, per andare a proseguire nella trama. Beh, guarda chi abbiamo qui, un gracile ragazzino. Ok, Pixie, sapete cosa fare? Ti sfido ad avvicinarti oltre. Credi di spaventarci? Ti sbatteremo fuori da qui.
Allora, non ricordo assolutamente qual è la gimmick di questo dungeon. Del cantiere. Attento, le fate sono impazzite. Se ti avvicini troppo senza pensare, ti teletrasportano altrove. Gioia. Facciamo che comunque un piccolo estoma lo lanciamo per vedere se serve ancora. Non mi ricordo assolutamente qual era il quid per risolvere. Ah, forse sì. Forse sì, invece. Forse sì, se passiamo sotto alcuni ponti. Se si passa sotto alcuni ponti. Si teletrasportano, non mi ricordo però come identificarli. Mi sembra che ci fosse un. Quella è una nuova Pixie, non è una nuova Pixie, ma è Titania. È Titania. Qui ci sono le fate, quindi questi qui sono i troll. C'è Titania. Il boss, chi sarà? Bravo. Esattamente. Non ce l'abbiamo già Titania. Potrebbe aver senso cercare di catturarla. Un Mazionga, attenzione. Vai, buttiamo il succhio vitale, tanto lui non combatterà mai. Se dovesse combattere, mi piace che abbia un Mazionga così da fare. Ok, no. Ok, sì, bisogna fare un po' trial and error. Questo cantiere è diviso in quattro sezioni. In ognuna di esse c'è una piattaforma. Puoi provare a scalarle. Da un punto rialzato potrai vedere l'intera sezione in nascondigli delle pixie. Sembrano delle piccole luci. C'è una porta. E qui si può salire. Vedete? Così si vede i due, si vedono i due ponti, però si vedono anche quelli. Oh, posso barare? Squilino sciotto. Ma non è barare davvero, dai, su. La vedi la torre di comunicazione costruita da quella gru, vero? Sakagi è lì. Giusto, c'è Sakagi qui. Ma non puoi arrivarci da qui. Sakagi. Sapete che forse si utilizza una funzione della console. Se è stata predisposta un pulsante che. Infatti. Sakagi nella run su YouTube, sapete che credo che non ci siamo arrivati a combatterlo? Quindi a sto giro ci proviamo. Santo cielo, hai intenzione di portarmi con te? Sei una persona estremamente sicura di sé. Credi davvero che un rammollito come te potesse viaggiare in mia compagnia? Torna quando avrò motivo di rispettarti. È troppo forte? È di un livello troppo alto? Non credo.
Allora, mi sembra strano, Evenduras, che sia di livello troppo basso. Cioè, noi siamo troppo bassi. Però tutto può essere, eh. Ok. Se andiamo lì c'è la luce. Dobbiamo andare sotto l'ultimo, sulla destra. Non di qua. Una porta. Infatti. Sakagi quindi è lì sopra? Credo di sì. Umbertone, buonasera. Come stai? Benvenuto, bentornato, bentrovato, buona serata. E come state? Io sono stanco morto. È un periodo così, infatti 2 giorni fa non ho neanche fatto la live. Oggi però non potevo. E mi chiedevo che razza di demone si fosse introdotto qui. Sei solo un bambino innocuo. Io? Caricando la testa bassa non andare da nessuna parte. Sia qui, sia quel che sia, spero che non mi farai annoiare. Bellissima lei. Pixie, accompagnate il vostro nuovo amichetto. La screenshottiamo, che sarà la... Forse sarà la preview del VOD. Che schifo, vattene maniaco! Ma come maniaco? Vattene maniaco, ok. Porta. Io vorrei andare di là. Maledetti giapponesi. Guarda che ti dicono vattene maniaco e ti danno il bacino tutti ammiccanti. Con queste gag che fanno ridere solo loro. Un po' sì, un po' sì. Sotto la torre di comunicazione c'è uno scrigno pieno di Wagazuki. Sotto. Sakagi l'ha usato per evocare un potente demone. Riflette qualsiasi attacco fisico. Aia. Oh signore, perché ci hai abbandonati? Riflette qualsiasi attacco fisico. No buono. Per niente buono. Proviamo di qua. Vediamo cosa c'è. Combattimenti ci sono, ecco cosa. Questi a suon di sberle dovremmo tirarli giù abbastanza facilmente. Il Magatama della magia. In realtà noi castiamo già parecchie cose come main. Quindi non dovrebbe essere un problema. Potrebbe essere un problema non avere demoni molto magici. Questa è ancora forte, Andiaran, sì. Che sfiga, 1 su 8. Vabbè, facciamo un po' di esperienza. Sotto la torre di comunicazione c'è Pierin che fa la cacca. Comunque mi piace che nel posto in cui ci sono le pixie, ci sono i troll, non possiamo passare sotto i ponti. Ovviamente sotto il ponte di Baraka ci sono io. In che senso?
perché come vuole la leggenda i ponti... Ah, ok. Come vuole la leggenda i troll stanno sotto i ponti e attendono le loro vittime. Quindi noi quando passiamo... Titania, eh? Tra l'altro prima di avviare il gioco mi ha chiesto un aggiornamento del gioco, credo. Possibile che chieda un pedaggio? Sì. Ma non ricordo troppo bene. Stai lavorando, ho sentito dire una cavolata e ho pensato subito l'avessi detto. Come mai? A parte che stasera siamo pochini, ma non capisco come mai. E Venduria sei sempre così serio e morigerato. Balsamo del ritorno per uno? Cosa fa il balsamo del ritorno? Ah, vabbè. L'afa che sfianca la gente, sì, quello sicuro. Allora. Quindi qui non c'è una mazza. E la maglia? Questa l'ho presa? Ah certo, in effetti Umberto apprezza di sicuro. Questa presa 3 anni fa? 4? Quando i Maiden sono venuti qua a Milano l'ultima volta. Veramente, concerto veramente strafigo. Forse a livello di scaletta è il più bello che ho visto finora. Hanno fatto cose anche tipo... Fight of Icarus, che di solito dal vivo non fanno mai. Ok. Io ho paura, ma non abbiamo avuto modo di guardare ancora sopra i ponti. Oberon, eccolo qui, non era il boss. Ero convinto di sì. E invece... Dai! Sì, Umberto, i Maiden sono per forza di cose il mio gruppo preferito in assoluto. Per forza. Hanno pure una mascotte che si chiama come me, quindi direi che proprio al di là del fatto che quando sento certi loro pezzi mi viene proprio la pelle d'oca. Eh già. E c'è anche Luca di Videogiochi e Sofà. Buonasera, benvenuto, bentornato, come stai? Grande mille. Grazie mille Even per il supporto shoutino. E chi abbiamo che cura poco e male? E Soju non cura più. Male. Ha incontrato nel primo il più debole. Sì, certo. Il fatto è che spesso i demoni di Shin Megami Tensei vengono un po' risciaffolati come potere. E c'è anche Dottor Seth. Buonasera, benvenuto.
Allora, ce la rischiamo? Dobbiamo andare all'attore di comunicazione, che non è lì. L'ho trovata, cazzo. Io così così sono stanco morto. È un periodaccio, martedì è saltata live per quello. Oggi volevo andare un pochino avanti nella trama almeno e non affrontare il terzo carta del labirinto di Amara perché troppo faticoso stare sull'attenti tutto il tempo. Visto quanti combattimenti che abbiamo incontrato lì non sono così facili. Non ho voglia di stare troppo concentrato. Qui ci sarà una boss fight, credo. Sakahagi, se ci va bene. Ma sicuramente è meno forte di qualsivoglia nemico potremmo incontrare. Soprattutto se dovessimo trovare il muori idiota, ci dice. Nelle 2 settimane di pausa. Grande. Ah, guardate! Ottimo. Un modo per salire, cioè. Bravo, Seth. Bravo, Seth, che ti fai un po' di vacanza. Allora, cerchiamo di capire un attimo dove siamo. Noi vediamo da qui. Allora. Veniamo da... Da dove cazzo veniamo noi? Seth. Io purtroppo col lavoro che faccio non posso prendermi vacanze estive. Allora, scusate, ed è così. A sinistra, possiamo solo andare a destra al primo. Il primo a destra possiamo prendere, basta. Ok, no, purtroppo, visto che tutti i giochi grossi escono tra settembre e Natale, faccio fumettista, no, non proprio. Mi piacerebbe. Anche se non so se... Quindi destra. Destra. Non destra, destra. Come cazzo ci arriviamo, signori? Vabbè, l'importante è non prendere... Se andiamo destra, destra, finiamo qua sotto. Sapete che c'è? Freghiamoci, andiamo un po' a caso, nel senso, vediamo dove ci portano i vari punti, perché come a questo punto siamo arrivati per caso, con un teletrasporto, voglio esplorarla tutta questa zona. Quindi esatto, no, no, a caso no, però voglio vedere bene. Abbiamo detto che qui possiamo andarci, perché era il primo a destra. Però se le fatine ci sparano in giro per il dungeon, io voglio cercare di capire, di avere tutte le possibilità. Perché davvero non ricordo se Sakahagi l'avevamo battuto nella run su YouTube. E se così non fosse, voglio batterlo. Vedete, qua ci passiamo benissimo. Le altre due ci teletrasportano, andiamo nella seconda, così ci togliamo l'orifizio. Hop. Vattene! E siamo di nuovo qua, perfetto. Quindi l'unica cosa che possiamo fare è andare dritti. Va bene. Dai. Seth, se hai voglia di dirci dove vai in vacanza? Io avrò un weekend lungo, credo a settembre, inizio settembre perché ci sarà un matrimonio di un'amica in Toscana. E poi non lo so.
se riuscirò a fare altro. Cosa vuol dire il tuo amato cammello in Egitto? Ops. Cosa vuol dire? Oh, vedete? Di qua non si fa da nessuna parte, ma io ci passo un attimo per riempire. Ma letteralmente, Seth, hai un cammello e vai in Egitto? Seriously? Allora, se me l'ha presa per il culo detta così, scusami. Se sei serio, figata, ma non sapevo neanche si potesse comprare, se si compra un cammello. E vogliamo sapere il nome, ovviamente. Tony? Minchia. Come mai anche... Cioè, nel senso... Sei stato in Egitto, ti è piaciuto? L'hai conosciuto, l'hai comprato, hai detto che figata, voglio un cammello, l'hai preso? Oppure partivi da... Voglio un cammello. Tony il cammello. Allora, ah ragazzi, ragazzi, giusto. Giusto. C'erano le porte delle... Esattamente. Ah, hai un origine egiziana? Ah, non lo sapevo, ok. Fico. Fico. Makakaja, cosa fa? Aumenta l'attacco magico del gruppo, ma noi, il nostro personaggio, abbiamo deciso che non farà il buffer. Un tuo amico ha un lama? Si chiama Ettore. Sì, ovviamente. Intorpido. Come, cosa fa? Non mi ricordo, Luca, tutti i vari Kaja. Anche una pagina Facebook, Ettore, il lama del cazzo. Ma davvero, ragazzi? Io ho un gatto. Scusate, sono banale, lo so. Antipaticissima, molto fashion. Lol. Che culo, ragazzi, a caso. Ma lì c'è una porta? C'era una porta, c'è una porta. Oddio, esiste davvero? Beh sì, se l'ha detto... Oddio, guardate dove ci siamo andato! Molto poco divertente questa cosa. Diceva Vendura, giustamente ci sono delle porte e delle stat. Posso essere una persona meschina? Ho cercato in rete per vedere cosa significava questa cosa. E bisogna effettivamente avere una certa... un certo livello in tutte le stat per superarle. Magia e forza siamo... Siamo a posto? Sì, no, ragazzi, va bene tutto, ma... Giusto per sapere quanto tempo vi rischio di farvi perdere se ci continuate a dare le testate in un punto in cui non possiamo andare avanti. Con la forza e la magia siamo a posto, e sulla ventina, con la fortuna e con la agility, siamo in the shit. Questa deve essere la torre di... Oh, che spavento. Sei stato bravo ad arrivare fin qui, anche se forse non meriti le mie lodi. Tu
Tuttavia, la tua fortuna finisce qui, spirito maligno. Cosa sto lavorando di bello in questo periodo? Non posso dire niente, ragazzi, sono sotto NDA. Finché un gioco non esce e non c'è il mio nome, non posso. Potrebbe essere un leaker pazzesco, ragazzi. Assolutamente sì. È andata meglio di quanto potessi immaginare. Goditi lo sfarzoso valzer delle pixie superiori. Vanto del nostro regno. Sì, ragazzi, io, tra tutte le cose che stiamo facendo, il mio team, e non solo, io so un sacco di cose che ancora non sono state annunciate. Solo che se ve le dico perdo il lavoro, mi fanno causa. Quindi, sinceramente, no. Non mi conviene. E ci hanno spedito a cazzo di cane dall'altra parte. Allora, qui intanto c'è un save che ci piace. Se mi rapite non posso dire niente lo stesso. Non se pole. Non posso dirvi nulla. La cazzo dengue. No, l'innesto sotto il dente. Schiaccio il dente e rilascio il gas nervino. Allora, lì c'è qualcos'altro. Come tieni duro di più al tuo lavoro? No, in realtà, non sai mai aspettare. Le pixie superiori si sono spostate. Cosa Welcome vuol dire? to the Cathedral of Shadows, where demons gather. Oh, che è successo? Un raidone! Fermi, chi è? Gad, buonasera, benvenuti. Ciao, grandissimo. Si è visto l'alert? Buon salve, Gad, ciao. Bene, bene. Stasera. Supera tema, assolutamente. Absolutely. Quello del raid è Welcome to the Cathedral of Shadows, vero? Cosa stavate giocando, Guard? Cosa avete fatto? Di divertente? Divertenti? Noi stasera siamo in modalità scialla. Andiamo avanti con la trama perché non è la parte difficile del gioco. Quindi stiamo uccidendo fatina. Siamo delle brutte persone. Ma se vogliamo il tuo Demon Ending, altro che brutte persone diventeremo. E ce la viviamo con Shalli. Con Calmissima. Metal Slug e poi finito con Street Fighter Third Strike. Bellissimo Third Strike. Veramente bellissimo. Ti prendo a calci, grazie. Punti esclamativi della mappa sono i luoghi. Esattamente, sono quelli dove siamo già passati. Che ci ha detto Ciccio, di lì non si passa. Sef, che domanda. Che domanda. Bellissima e al contempo terribile. Allora, no, partiamo da un presupposto. Che sistemi hai? Perché quello è la domanda number one. Cos'hai a disposizione per giocare? Switch? Un PC, immagino. PC da gaming. Qui possiamo andare solo avanti. Xbox 360, ok.
3DS no? Perché col 3DS risolvi un sacco. 3DS moddato. Allora, col 3DS moddato, col 3DS in generale moddato, poi vedi tu cosa fare e come. Puoi fare un sacco di cose belle. C'è un new 3DS, tra l'altro. Che maniaco subdolo. È riuscito a passare. E si spostano le teleporter. Maledette. Se tornassi indietro andassi a sinistra. Allora, col 3DS ti risolvi tantissime cose. Ah, stronza. Col 3DS, se hai un new 3DS, veramente puoi farci tante cose. Tra l'altro, tra cui, questo non è te lo dico perché non sarebbe legit, ma vabbè. C'è la Virtual Console dello SNES, no? Moddandolo puoi metterci, che cazzo, anche le ROM dei primi Shin Megami Tensei, e ci sono anche in inglese, quindi volendo puoi fare questa cosa. Ma contrariamente a quello che sta facendo videogiochi so fa Luca, che sta giocando il primo Shin Megami Tensei, io il primo forse non te lo consiglio perché è molto ostico. Quello che ti posso consigliare io su 3DS sono Soul Hackers, che è il perfetto incrocio tra i vecchi originali e quelli un po' più moderni. È precedente a Nocturne, quindi non c'è il Prester System, ma la storia è bellissima, sembra un anime anni 90, è fighissimo, pieno di cutscene disegnate a cartone animato, è bellissimo. Ed è un'ambientazione un po' cyberpunk. Poi c'è Devil Survivors Overclocked, che è bellissimo, anche se è uno strategico stile Final Fantasy Tactics, quindi non c'entra molto con Final Fantasy, Pokémon nuovi. No, voglio dire... No. Con Pokémon non c'entra un cazzo. Ci sono i mostri da catturare così, ma i Pokémon non c'entrano proprio niente. E neanche in realtà. Cioè, sono JRPG alla fine. Quindi questo può essere un qualsiasi JRPG da un certo punto di vista. Però dicevo, segnati Soul Hackers, Devil Survivor Overclocked su 3DS. Questo è un ottimo punto d'inizio. Se no, ma secondo me il 4 Apocalypse sono un po' troppo facili rispetto agli altri, sempre su 3DS, quindi se giochi quelli poi ti scoraggia a giocare gli altri, perché hanno troppe improvement, di troppe migliorie dal punto di vista della di facilitazione del giocatore, che sono bellissime, ci stanno tantissime, ma se giochi a quelli poi anche questo ti risulta molto ostico. Però il 4 è veramente figo, il 4 è bellissimo. Il 4 Apocalypse come gameplay è il più bello, perché hanno aggiunto delle cose che ti permette di personalizzare un sacco, ma la trama del 4 Apocalypse non funziona per niente da sola, perché è uno spin-off del 4. Quindi inizia quando nel 4 succede una certa cosa, quindi giocarci da solo il 4 Apocalypse non ha senso. Ma meglio usare di nuovo l'abilità di Pisaka dei combattimenti, se no qua ci mettiamo le ore.
Diciamo che su 3DS sono quasi tutti belli. C'è anche Strange Journey Redux, che è di nuovo in prima persona, molto difficile, molto complicato, dungeon crawler. Però ecco, quelli che consiglio io sono di solito Devil Survivors Overclocked, che è una specie di retelling della storia del primo Shin Megami Tensei. Soul Hackers perché è metà strada, e poi questo. Per iniziare sono quelli proprio più... sono i migliori forse. Che non sono difficili come l'1, il 2 o l'IF, che sono veramente pesanti. Mi confermate che si vede tutto bene? Perché vedo il segnale che va rosso adesso, addirittura. Promessa oscura. Invito Demone a unirsi, ciao. Ah no, ma chi pirla, non è Pisaka. Ma comunque va bene. C'è da dire che la storia della maggioranza di Fetta è il videogiocatore medio che trova le difficoltà facile o normale, invece poi... No, no, certo. Il fatto è che se tu vuoi giocare altri giochi della serie, siccome non ce ne sono tantissimi numerati, cioè sono 5, a novembre saranno 5, giocarti quelli già facili, poi non torni indietro. Cioè è più difficile, ti scoraggi nel gioco. Va tutto bene, perfetto, grazie ragazzi. Ghigliottina, che cazzo è? Spavento, maledetti. Oh, qui ci stanno facendo male, eh. Poi ci sono gli spin-off. Alcuni sono molto molto belli. Ma gli stessi giochi di Persona sono fighi, eh. Non è... Io preferisco Shin Megami Tensei perché è più serio e così, ma... Sono paralizzato, non posso fare un cazzo. Posso fare? Questo. Mi ha rotto le palle. Schivati tutti. Adoro questo genere, il mio preferito in realtà è più degli open world. Anche io preferisco i JRPG agli open world, anche se purtroppo sono molto lunghi. Io non riesco a giocare troppi giochi del genere, infatti lo vedete, questo lo sto portando in live da un sacco. Non so ancora quanto durerà. E il canale un pochino ne sta risentendo, non c'è tantissimo pubblico, perché a parte voi che siete gli affezionati, magari che avete voglia di vedere questo gioco. Non attira tantissimo, soprattutto la 20ª live dedicata a questo gioco, per dire. E lo capisco, eh. Dai, oh, almeno è morto. Siamo in estate. Chiaro, chiaro. Che palle sto combattimento così, eh? Ah già, noi siamo qui ad aspettare. E no, più che altro è un genere che anche da solo non riesco a giocare più di una, cioè più di un JRPG all'anno. È difficile che io riesca. Questo lo sto giocando perché lo conosco già. Quindi non mi pesa tantissimo. Sì, se uno... Sì, è vero. Effetti danni magici, va bene, va bene. Anch'io sono curioso del 5.
molto curioso. Sette. Dai. Sai che io di Pokémon non so niente, ne ho giocato uno solo, mi hanno detto tutti che è stato quello sbagliato, ma è una serie che non mi interessa per niente. È giusto, Seth. Un Warbumperino. Ciao Paolo, come stai? Ti saluta Chaos Order, Warbumper. Mi ha detto ieri, te l'ho salutato ieri. Ho detto di ricambiare. Seth, ma è giusto che costino così tanto i giochi, secondo me? I bei giochi. Perché io detesto l'idea del Game Pass che ti regalano tutto e la svendita del gioco. Le svendite proprio dei. Lama del Caos. Danno fisico a nemici casuali, può infliggere panico. Danno in base agli HP, non mi fa impazzire in realtà. Scartiamo. Monster Hunter 70 euro, ma no, non sono 70. Seth. Su Amazon a 59 li trovi di solito. Cioè io ho prenotato Skyward Sword a 59. Ho prenotato a 90 euro in realtà. Allora noi mandiamo via a Tavaca perché è al massimo. Chi evochiamo che non abbiamo mai usato? Titano. Ho prenotato Metroid Dread a 90, però la colla limited, quindi quella con l'artbook, più per l'artbook che per il resto. Sì, a 90. Chi vedere se non mi regala, e tra proposito fare un appello, chat. Cosa non ti regala? Ma tutti sono ricchi, cioè se devo giocare perché? Seth, è vero? Ma piuttosto nei giochi 3 in un anno belli che non decine di minchiate tutto l'anno. Perché io quando vedo i titoli che sono sul Plus, su Game Pass, ce ne sono anche di belli. Ma troppi. Cioè, chi è che riesce a starci dietro a quella roba? Io no, di sicuro. Regala la collector di. Ma non potevamo passare da nessuna parte. Ok, qui abbiamo visto tutto. Dobbiamo andare dritti giù. Forse. Oppure torno indietro. Grazie tesoro. Vediamo di qua cosa c'è. Ah, di qua c'è tutto sto pezzettone qua. Che noi ci spariamo dritti. Vediamo cosa c'è nella stanza. C'hai Big Asiel. E Ventura, c'hai Big Money? Davvero? Tipo erpacione? Ah! Ok. E Ventura, c'hai Big Money. Interessante. Ma non ci serve andare lì perché abbiamo già fatto lo slalomino. Ok. Quindi era tutto giusto e stiamo perdendo tempo. Cuffia rotta. È una coperta di panni dietro le spalle tipo green screen. C'è il green screen? Dipende quanto durano. Non hai ragione tu sicuramente, ma vuoi mettere 60 euro per Pokémon che dura 700 più come. E io Resident Evil 2 Day Remake l'ho comprato al Day One per portarlo sul canale di YouTube. Capisco cosa vuoi dire, ma secondo me non è detto che il numero di ore faccia per forza necessariamente la qualità di un gioco. Primo mobile di casa. Ah, ok. Pensavo. Ok.
Potevamo andare dritti. Di qua non c'è niente, immagino. Secondo me non si può dire che un gioco è più bello perché dura di più, anche perché questa storia ci stanno infarcendo di contenuti infiniti in tutti i giochi. No, no, certo, infatti l'ho giocato, l'ho finito in 6 giorni e via. Sapevo cosa stavo facendo, Seth. Era per vedere se portare una cosa nuova sul canale Day One funzionava. Il numero di pagine non fa la qualità di un fumetto, visto che è pieno di graphic novel 300 pagine, dove non succede niente. Vero, Asiel, vero. Soprattutto se poi per far durare i giochi di più li riempiono di quest secondarie. Sì, esatto. Però, Asiel, devo dire che quando compro e leggo delle bande ciné francesi col formato francese, mi girano un po' le palle spendere 20-30 euro per un fumetto molto, molto piccolo. Però dicevi, meglio 3 giochi l'anno che durano tanto, fatti bene? Certo. E quello ne sono sicuro, cioè. Io quest'anno, ragazzi, ho fatto un fioretto. 3 giochi comprerò da qui a fine dell'anno. 3. Zelda, Skyward Sword, settimana prossima. Metroid Dread, già ordinato, ma l'ho preordinato solo perché poi non si trova più. E Shin Megami Tensei 5. Basta. Quest'anno io non comprerò più altri giochi. A meno che non ci siano cose scontate negli vari store di Steam, Switch e così, a meno del 60, cioè più scontati del 50%. Di quelli che ti fanno finire il gioco 18 volte per vedere tutti i finali alternative, War, dipende dalla lunghezza. Quel formato ci sono più vignette di quelle che ci sono in un fumetto di 100 pagine, eh? Disegnate in grande, parlano un sacco, quindi sì, Asia, l'ho capito cosa vuoi dire. Però non lo so. Se mi fai uscire 3 giochi, ognuno dura 6 ore, io non ho problemi perché c'è un backlog infinito. Adesso si spostano. Che maniaco subdolo, è riuscito a passare. Questa volta formazione incrociata. War, a me Nier Automata ispira un casino. Non ce l'ho ancora. Ma mi ispira tantissimo. La torre è quella? Vabbè, proviamo. Cazzo, speravo. Oh, ok. Comprato e mi sono preso. Fatti, ragazzi. Un gioco come Nier Automata, lo devi finire 6 volte, magari non ti fila. Le pixie superiori sono furbe e si spostano ogni volta che le superi. C'è una formazione a croce e una formazione X. Cerchi di avvistarle da una piattaforma rialzata. La quota per 2B. Allora, io sono abbastanza immune al fascino dei personaggi dei videogiochi. Ma come ho scritto prima via messaggio a Paolo, a Warbumper, stiamo guardando Loki, la serie. C'è un personaggio femminile che adoro. Se me l'ammazzano, spacco tutto. Più che altro, di sicuro è così, ma poi spesso scendono un sacco in poco tempo. Chiaro, allora, Nintendo è l'unica che li tiene alti i giochi, l'unica. Tutti gli altri escono a 60, un mese dopo sarà a 50, 2 mesi dopo a 40 e poi a 30. Diceva oggi pomeriggio un tizio Modern Nerd, per esempio, che vendeva giochi nuovi a 45-50, e già non sono 70. Se uno aspetta un po' e cerca le offerte di roba, ne può giocare veramente. Sì, assolutamente. È bello Loki, molto bella come serie. Molto bella. Per ora. Ok, abbiamo fatto il giro. Hai letto che. No, non lo so. Io non mi spoilerò mai niente, non leggo mai nulla, non voglio sapere niente. Stavo dicendo però che se me l'ammazzano io mi disabbono a Disney Plus e non vedo più niente perché è troppo bella lei. Come personaggio, non vi dico chi è. Ah, giusto, noi abbiamo legione adesso nel party che ce lo stanno gonfiando di schiaffi.
È morto il padre Robert Downey Jr. Ah. No, no, Warren, non dimmi niente. Mi spiace. Che sia quello il motivo, War, per cui ha tolto i follow dalle pagine Instagram dei suoi colleghi? L'assassino è il maggiordomo, probabile. Qui non ci siamo andati, proviamoci. Ok. Formazione incrociata. Ma incrociata di che cosa? Boh. Ok. Apriamolo. Tre medicine. Ok, sapete che forse siamo addirittura d'arrivo. Perché a sto punto credo che il boss della zona sia Sakakagi e non sia una cosa segreta. Ok, iniziato a parlare. Inizia a parlarti. Ho una domanda per te. Tutto ciò che ha vita un giorno dovrà morire. Allora perché la vita esiste? Conosci la risposta? Ovvio. Bene, per onestà miei gratitudini darò questo denaro. Io volevo preferire che ti unissi a noi, ma non importa. Picchiamo Troll e riproviamo a prendere Titania. Intanto ci è stato detto che Sakagi può evocare un demone che evita gli attacchi fisici. Sì, sei una persona estremamente sicura di sé. Vaffanculo. Può darsi anche sia fatto perché Fige ha chiuso tutti i contratti con la Terry Marvel e poi siamo prossimi. Ah, può essere. Può essere. Può essere. Può essere che si sgancino l'uno dall'altro. Per evitare di rimanere invischiati, tra virgolette, ok, io sono. Cioè, rimanere invischiati nei ruoli che li hanno contraddistinti per così tanto tempo. Cioè, uno dice: tolgo il follow A perché così non devo avere più niente a che fare lavorativamente parlando. Oh, Sakagi è qui. L'ho visto entrare dove stanno costruendo la torre. Molto bene. Poi tutto può essere. Dannato, come hai potuto uscire indenne? Non sei altro che un debole moccioso. No, questa volta precipiterai nella disperazione. Ho distrutto la piattaforma, ho fatto boom ed è sparita. Oh, ah, cazzo. Pare Black Widow sia stupendo, speriamo. Ti attendo l'intera regione delle mie truppe migliori. Ora morirai di certo. Oberon, eh? Se saliamo. Guarda, War, ti ha risposto Twitch per la possibilità di usare materiale durante le live? Perché noi abbiamo ancora quella live da fare. Spieghi qualcosa di Budapest. Budapest, eventi di Winter Soldier. Cosa fa? Butta soldi, vabbè. Quando mai Yuzo non lo cagano. L'ho sentito che ci ha provato a scrivergli ma non gli hanno risposto. E Nutter. Ah, ok. In teoria sì, giusto. Giusto. Guarda come si cacca sotto Oberon. Che si cura.
ore sono? Ah, sono le 11, bene. Bene, bene. Allora, qui c'è una porta. Ok. Prima di entrare ci sono. Vediamo cosa c'è dall'altra parte. To the other side, no, troppa roba per i miei gusti. Oddio, in realtà è piccolo, quindi è un gabbiotto, non dovrebbe esserci molto. Chiusa chiave. Sì. Quindi? Oh! Da qui si va dall'altra parte. Abbiamo fatto tutto il giro del parco, ragazzi. Adesso possiamo entrare da qualsiasi delle due direzioni. Ottimo. Ottimo, ottimo, ottimo. Andiamo dalla Dama del Lago a curarci, giusto per... Per fare il giro, stavo pensando a... No, no, non ne vale la pena. Per fare il giro fuori per... No, no, no. Per risbucare all'inizio della... Quanti riferimenti alla quinta puntata? Non ne ho colto quasi nessuno, se devo essere sincero. Un po' perché sono ciecato e l'ho visto in TV che era un po' lontana. Quindi, però immagino che nella loro base, nella base dei suoi amici, basta, diciamo altro, ci fosse un sacco di roba. Comunque noi ne parliamo adesso, che se Seth deve... qualcosa sì, ma non diciamo niente perché... no, non ci ho fatto caso. Ho visto che c'erano dei disegni dietro che mi dicevano qualcosa, ma... È giusto, sì, è giusto. Sì, no, ma ci sta. Se devi ancora vederlo non è un problema. Mi piacerebbe finire questo dungeon nella prima ora della live. Così per mettere da parte, diciamo, una cosa e poi non so cosa farei, cosa avrei voglia di fare. Potremmo provare il terzo calpo, però. Hai finito? Oh, basta. Sì, sì, li ho visti. Adoro, il primo mi è piaciuto un casino, wow. Il secondo molto meno. Allora, proviamo. Ah, così? Bene. Aspetti il gioco. Io no, in realtà, scusa, come hai fatto a non riconoscere la strada? Allora non ho capito. Non ho capito in che punto. E soprattutto Ronan, chi se lo ricordava più. È un personaggio che non ho mai amato.
Non mi ricordo assolutamente com'è fatta. Però sì, Guardians of the Galaxy, il film è molto bello. Molto molto bello. Tu sei super prese, va benissimo, però non mi ricordo assolutamente come è fatta la nave di Ronan. Allora, proviamo di nuovo di qua magari. Sì, immaginavo che fosse nella quinta puntata, quando si vede di tutto nella quinta puntata. Ok, ci ha teletrasportato qua. E in realtà non ci dispiace. Proprio a caso, ma va bene, va bene. Entriamo di qua. Non abbiamo fretta. C'è il cubotto. È cambiata parecchio l'ambientazione da quando strano labirinto. Sì, ma perché qui ora siamo fuori. Il labirinto che avevi visto tu, Gard, era il labirinto di Amala. Non ci stiamo più andando, cioè potrei andarci. Ma non è una cosa che voglio fare adesso. Il cubotto è quello della Nintendo, che figo che era il GameCube. Stronzo. Stronza, anzi. Molto bene, ragazzi. Questo boss ci piace, eh. Ci piace molto. Ecco qui, piccolo spoilerino, l'ultimo dungeon di Shin Megami Tensei If è tutto così. Un odio assoluto. Madonna che sonno, ragazzi. Mi spiace non essere molto. Ah, che pirla! È la luna nuova. Devo aspettare. Mi spiace non essere molto intrattenente questa sera, ma sono veramente super tired. E questo dungeon è un po' un chore, come si suol dire, dice in inglese, un po'. È un po' tanto gimmicky, però in realtà molti dungeon di questo gioco lo sono, perché in realtà le ambientazioni sono molto ampie, molto larghe, molto vuote, a volte troppo, e quindi utilizzano il level design per riempire un po'. Bellissima F-Zero GX. Tra l'altro, Gard, lo sapevi che con F-Zero GX in Giappone, se giocavi in Giappone con cioè, una copia giapponese e andavi in sala giochi e c'era F-Zero AX, potevi portarti la memory card e continuare in sala giochi. Gettri è andata a farsi benedire. Donkey Kong, figo! Molto carino Donkey Konga. Ce l'aveva mio fratello. Oh. Non uccidermi. Se mi risparmi, mi unirò alla tua causa. Ok.
Va bene, non mi ricordo se ce l'avevamo già, un troll. Figata, eh sì, è carino. Ogni tanto quando elimini troppo. Troll di 38esimo. Sarà carne da fusione in realtà, probabilmente. Altri giochi hanno questa funzionalità di Dreamcast, era pensata anche in questo modo, mi sembra. Sì. Ah no, la cosa della sala giochi. Sì. Portarti la memory card in sala giochi, fighissimo. Allora. Che culo. Sveglia alle 5, War, Madonna. Madonna. Ragazzi, se qualcuno di voi non conoscesse il canale di Warbumper, andate a lasciargli un follow, please. Che se e quando riuscirà a tornare a streamare, secondo me ci si diverte. Cioè, io lo so, qualcuno di voi che se non lo conosce, si divertirà. Intanto, grazie mille per la compagnia, grazie per essere passato. Buonanotte. Lavoro prima di tutto. Oh cazzo, ho sbagliato. Grazie mille Venduras per lo sciautino. No, vabbè, adesso sappiamo dove andare. War, grazie mille. Buona serata, poi ci sentiamo per altri in privato, facciamo delle chiacchiere. Vi passo detto, domani è la mia ultima live prima delle vacanze. Sarà un dibattito, discussione su scuola e videogiochi. Mi sareste in grande aiuto. Ok. Chi c'è come ospite? Cioè, sei da solo tu? Hai degli ospiti? Come la vuoi strutturare? E soprattutto qual è il dibattito? Cioè, la discussione qual è? Scuola versus videogame? O... Cioè, detta scuola e videogiochi è un po'... Vuol dire un po' tutto e un po' niente. Ce l'abbiamo fatta, ragazzi. Arriviamo al construction site. Forse. Soprattutto, Seth, l'hai spammata un po' in giro per pubblicizzare questa cosa, perché è interessante, sicuramente. Si chiama Skenja? E il dibattito sarà come è strutturata la scuola oggi, perché i videogiochi sono visti male, come si potrebbe migliorare la situazione. Blocca. Madonna. Abilità. Torre di comunicazione. Qui ci si arriva. Se alcuni dei giochi danno effetti vantaggi a chi li gioca. Qualcuno sì. Ah, guardate, effettivamente è il centro esatto. Siamo fatti tutto sto giro dell'ella per entrare nel quadrato centrale. Prima di entrarci, però, voglio andare a vedere che c'è nel resto. Alcuni giochi danno effettivi vantaggi, sì. Ad esempio Tetris è studiato, cioè è provato, che dia degli effetti positivi. Tempi di rimpe... Esattamente, sì. Più che altro,
capacità di reagire e di prendere decisioni in maniera più veloce col Tetris. Una cosa che io tenderei a sottolineare se fossi in te domani è che sì, tu difendi i videogiochi perché sei un videogiocatore, ma non per questo vuol dire che tutti i videogiochi non abbiano anche delle controindicazioni. Perché ragazzi, io adoro i videogiochi, voi lo sapete, ci lavoro, ma è anche vero che ci sono coppie che se se ne abusa non fa bene. Pac-Man dà ansia, abbastanza. Pac-Man 99 Asiel, prova quello. Poi ne parliamo. Come tutte le cose, sì, sì. Però ad esempio Asiel, vedi, leggere troppi fumetti o leggere troppi libri non hanno vere controindicazioni. Che controindicazioni? Perché per esempio la scusa fanno diventare violenti. No, 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 Sef, non fanno diventare violenti i videogiochi. Se una persona è violenta, hai caccato, ha tirato fuori il cuore assorbimento, ok. Una persona deve avere un certo tipo di indole. Però ci sono determinati momenti della vita in cui alcuni giochi possono andare bene, altri no. Il cavallo di battaglia. Di solito un save, ragazzi. Ho fatto benissimo a venire qua. Bene, bene, bene. Di solito quello è il cavallo di battaglia che usa la gente contro i videogiochi. Però non fanno diventare violenti, cioè non direi questo, cioè la stampa sì, 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 però quello è tutto un altro discorso. Se tu vuoi parlare di scuola è un discorso a parte. La stampa e il qualunquismo col quale il medium videoludico viene trattato di solito è un'altra cosa. Quando chiedi come le cose possono cambiare, sia sottolineato, i videogiochi a un certo livello di abuso hanno più controindicazioni, anche solo per il fatto di essere interattivi, quindi una cosa che non fruisci passivamente, ha un grande effetto sul giocatore, sia in positivo che in negativo. Questa è la cosa che avevo sottolineato durante quella conferenza che ho tenuto qui su Twitch, cioè che l'aspetto positivo, l'aspetto in più del videogioco rispetto al film e altre arti, la letteratura disegnata non, è che tu devi prendere delle decisioni e tu vivi sulla tua pelle certe cose. Tema principale per esempio sarà l'età media. Stavo per dirti quello, come cambieranno le cose col passaggio generazionale, perché i giochi adesso sono molto più, sono mainstream quasi come hobby. Già se vi dovessi dire quanto ho faticato io, che ho qualche anno in più di voi, a socializzare con alcuni ragazzi a scuola mia, perché io ero lo sfigato che giocava a videogiochi, ragazzi, voi vivete in un periodo meraviglioso da quel punto di vista. Secondo me andrebbero istruiti i genitori e gli insegnanti per non demonizzarli da un lato, ma nemmeno usarli, tipo... Esattamente, Adriel, quello era il tema principale, diciamo, il risultato finale della mia conferenza. Della mia presentazione, più che conferenza. Avevo invitato dei... diciamo un corpo insegnanti in chat su Discord, su Zoom anzi, e abbiamo discusso perché c'era stato un problema molto forte, praticamente i ragazzini di questo istituto sono stati più o meno adescati giocando online ed erano ragazzini piccoli, quindi io ho fatto tutto un excursus che partiva dalla storia del videogioco, parlava di quanto il videogioco si fosse evoluto nel tempo per arrivare al perché i videogiocatori oggi giocano a videogiochi e come si fa a giocare a un videogioco senza rimanere invischiato, anche e soprattutto nei casi dei morpg e di cose online che sono molto più addictive. Se fa cadere raro,
Sef, ti ringrazio, ma no. Allora, noi ci dobbiamo far curare da Yomotsu Ikusa. Eh sì, il passare delle generazioni sarà quello. Paradossalmente, adesso cominciano ad esserci i nonni videogiocatori. Prima non c'erano. Adesso è plausibile che un adulto di una certa età sia stato videogiocatore da ragazzo e capisca, anche se ha dei nipotini, perché i suoi nipoti possono, videogiocano. È un mezzo, bisogna sapere come usarlo, come internet, eccetera. È chiaro che se muore un bambino non so. Assolutamente sì. Assolutamente sì. Non diciamo queste cose. Noi accettiamo anche i boomer, anche perché io mi sento molto boomer a volte. Allora, salvare abbiamo salvato. E adesso ci spariamo la torre di comunicazione, che non mi ricordo se è un dungeon a parte oppure se sarà una stanzona e via. Il fatto che ci sia Sakatagi, credo sul fondo, ci hanno detto, che ha evocato sulla ba alla base della torre un demone, mi fa propendere per andiamo sotto. Un forte potere. Aspettiamo un attimo. Sai cos'è anche vero? Che la scuola non istruisce mai, né fa divulgazioni come per esempio difendersi da queste problematiche, che alla fine sono la problematica della cattura. Sef, se hai voglia, dura un'oretta, c'è il VOD qui da qualche parte. Guardati quella cosa perché secondo me potrebbe servirti anche per domani sera. Se hai voglia, chiaramente poi. Perché molte di queste cose le abbiamo toccate proprio in modo tale da istruire i genitori. Io come pubblico avevo tipo un centinaio di persone quella sera ed erano i genitori di questo istituto che volevano capire come fare. Il link è qui da qualche parte sul canale, se Vendure sei ancora qui. Cioè, dura un'oretta, tra l'altro, non tantissimo. Grande Venduras. Allora, dietro qui ci dicono che c'è un demone con grande potere. Noi adesso ci hanno detto che non c'è. C'è uno che è debole contro, cioè che ci rimanda indietro gli attacchi fisici, quindi. Quindi Titano, lo mandiamo via per un attimo. È un Dio sballetta, assolutamente. Chi evochiamo adesso? Chi è che casta? Ah, intanto, no, scusate un attimo, stat. No. No, abbiamo Dai Soju che ha il suo famoso potenza oscura, potere lucente, quindi aspettiamo luna nuova o luna piena. Ciao Gard, buonanotte, grazie mille per la compagnia. Ci becchiamo in giro chiaramente. Anytime, bravissime Venduras. Grazie mille per averlo recuperato. Dioniso, dove cazzo è qua? Lui castava volendo. No, si chiama Ragidine. Ci evochiamo Dai Soju sicuro.
Legione cosa casta? Tetrica media decunda raccocaggia ci potenzia, ma non ci interessa. È in parte un healer. Ci ripensiamo. Atavaka secondo me aveva sia Maragion che stoicismo, che ci sarebbe, e cura. Va bene, potrebbe servirci. Vediamo. Ah, diretti così, va bene. Here we go again. Another visitor here for the plunder. Forse mi ricordo. Questo è il boss, non l'avevamo skippato su YouTube. But of all people, you really should have known better. Coming here was a mistake. È molto figo Asiel. È molto figo e tutte quelle cose che vedi che addosso sono le facce di altri simulacri. Lui è un simulacro impazzito, rogue e libero, non risponde all'autorità di Futomimi, ha deciso di ammazzarli tutti e si attacca le loro facce addosso. I guess you'll find out firsthand what happens to those who try to wrest my Your Makatsuki Magatsuki away. adesso. Like that girl who showed up not long before you. I had to teach her a lesson. A quite painful one, I È might arrivata add. una ragazza. Shiaki. E le ha prese. Didn't I tell you before? I don't plan on being used by demons. Ok. With all my Magatsuhi, I'll be the one using them. Not just any demons. Even the most powerful ones. Prego. Speaking of which, that skin of yours will make a nice Noi vogliamo coat. quell'oggetto che hai in mano. Una cutscene. Questa in 4 terzi, purtroppo. E chi è che evocava? Ah, Jiren Mekala, certo, lui è immune sempre in tutti gli film che sei immune agli attacchi fisici. Ta-da! Questo è un demone della mitologia indù. Jiren Mekala. E sono cazzi. Ci aumentiamo la difesa assolutamente. E io sono un cretino, l'ho anche detto, aspettiamo la luna piena o la luna nuova e non l'ho fatto. Ma va bene, perché tanto non potevamo attaccare comunque per avere i critici. E anche in un muna al fuoco, se non sbaglio, quindi molto bene. Aumentiamoci l'evasione e poi chissà come lo colpiremo. Vabbè, lo sappiamo. Critici non contano, in realtà sai che forse sì, non mi ricordo. Prima ci baffiamo in tutti i modi possibili, così lui quando ci attacca con i suoi attacchi potremmo riuscire a schivare qualcosa? No, sì. Aumentiamo la difesa comunque, lo stesso. E uno degli attacchi così. Sì. Allora. Tornado, vediamo quanto gli fa. Ok. Ma c'è pezzone! Ciao, grandissimo! Non senti nulla, ma vedi, il contrario del solito. Allora.
danno fisico a un nemico con folata possente, allora non serve una mazza lui. Passa. Aia. Ragazzi, non va bene questo combattimento. Non va bene per un cazzarola. Lui toglie. Ormai siamo abbaffati il baffabile. Aumentiamolo ancora su Bucaglia. Limite raggiunto, basta. Proviamo la folata possente. E infatti no. Mena, no, non fa tantissimo male. Vedi, lo schiviamo. È resistente, è una rottura di palle per quello. Ah, aspettate. Aspettate. Questo comunque gli si toglie 78 punti. Bello, questo mi è piaciuto. Sapete che c'è? Mando via lei. Evochiamo qualcun altro che casta. Non so chi. Non evochiamo più nessuno, ci ha impanicati, bene. Molto bene. Dioniso lo abbiamo, il problema è che Dioniso usava il fuoco. Io non vorrei dire una cazzata. Proviamo. Ah no, ok, il fuoco andava bene. Ok, ok. Dioniso ce l'abbiamo e casta. Possiamo pensare di tirarlo in ballo. Sì, sì, sì. Lui ha Maragidine. Vediamo quanto fa. Bravissimo Dioniso, ci piaci. Ok. Castava assolutamente sì. Io quasi quasi a Tavaca non lo faccio neanche castare. Ha qualche curetta che può fare, quindi magari lo teniamo per quello. E neanche dai Soju. Infatti che prima o poi finisce il punto magico. Giustamente Dioniso, che è appena arrivato, non ha tutti i buff del third party, ma non ho voglia di metterglieli di nuovo.
Ops. Ops. Non so perché ricordavo che Gear Mechala era fosse... Senti, fallo. Se 100 danni in più ci sta. Era convintissimo fosse immune al fuoco. Ma non è... E c'è lui adesso? Non lo so, non lo so. Non lo so. So che lui è sempre immune agli attacchi fisici. C'è anche lui. Cazzo. Ora l'attacco fisico me lo aumento però. Lui lo gonfiamo di schiaffoni adesso. Credo, spero. You're one hell of a monster. I used all that Magatsuhi to summon that demon, and look what happened. Non ti devi mettere contro di me. Enough of this. Anyone who gets in my way dies. Non credo. Stronzo, ho beccato la debolezza di Dioniso. Guardate come disperatamente cerca di farci fuori. Feste Versace, ciao peggiore, buonasera. Come stai? Mi faccino uno shoutino a il peggiore, please. Benvenuto. Bonsoir. Abbassiamo la difesa. E cura un po' tutti. Per star tranquilli. Ma zio. I used too much power on summoning. Pirla. Siamo tutti full. Schiaffi. How can I lose? Mi vedi rilassato? Sono rilassato nel senso che sono stanco. E stiamo facendo cose. Così, appunto. Potevo. L'idea era di andare al terzo Kalpa stasera. Ma siccome i combattimenti di routine nel Kalpa non andavano giù con l'autobattle, ho detto andiamo avanti un po' con la trama per fare un po' di level up. Sono strastanco e quindi ho detto facciamo una roba più tranquilla. Ops. Sakagi, salutami. Ne ha prese tantissime, sì. Ne ha prese veramente tante. Cosa? Decage, nuova abilità. Abbiamo masterizzato Jed. Dover potenziare caratteristiche che vuoi lasciare indietro solo per le parti. Allora, in realtà io sono sempre stato uno da personaggi all round, quindi non mi sento forzato. Yahiro no Himorogi. Non saprò mai pronunciare sto cazzo di poca roba. Sembra essere privo del potere del Magatsuhi. È vuoto. Questa, se vedete, è una punta. E la sua forma avrà molta importanza. Allora, Magatama. Abbiamo anche questo masterizzato del tutto. Era la risposta di Eser. Ah, ok. 8 turni, 8 botte.
Debole a tutti i tipi di magia, ma brutto. Ok, facciamo una. Qualsiasi domanda con quanto, ok. Perché 8? Annulla ghiaccio, debole ghiaccio. Passiamo il ghiaccio, signori. Ah, ok. Una quantità ragionevole. Non può essere una quantità ragionevole, visto che il numero massimo limite del mondo è 7. Come insegna il noto fisico matematico Sio. Cosa stavo facendo? Ah, ho fatto uno strano sogno. Nel mio sogno era un demone molto cattivo. Ico! Dottor Culo Cane, esatto. Non è stato un sogno. È stato appare di Sakagi. Guardate che belli. Oberon e Titania insieme. Siamo stati maledetti da Sakagi, che ci ha riportati alla nostra natura primordiale. Calice, ti prego, perdona la nostra scortesia. Venite con me? Prendi pure la Yahiro no Himorogi, in segno di profonda riconoscenza. A proposito, prima che venissimo maledetti, è passata una ragazza umana. È stata sconfitta da Sakagi, ma in qualche modo è sopravvissuta mettendosi in salvo. Però il suo cuore rimaneva un potere malvagio, superiore perfino a quello di Sakagi. Non è una ragazza normale. È la nostra amica Chiaki. Era irrilevante? Non era irrilevante, e vedrete perché. Per il momento ci congediamo. Hai la nostra gratitudine. Fai buon uso della Yahiro no Himorogi. Grazie, ne ho sterminate a bizzeffe. È vero che mi hanno attaccato loro, però. Però. Insomma, è giusto, sì, perché tra l'altro c'è il terminal S che ci porta all'inizio del dungeon. Ma se sono sparite le fate, perché dovrebbe esserci ancora questo? Proviamo questo. Solo un Kael che è andato lì. È Dioniso, ragazzi, spacca. Poco da dire. Il nostro Dioniso spacca. Con le fate io facciamo questo e diamo tutto a tutti. Bello un crittone così. Noia, ma non ve ne eravate andati, stronzoloni? Non siete altro. Il dottor Culo Cane. Torniamo al terminal.
salviamo prima di uscire e farci ammazzare a caso da qualcuno senza motivo. Sono tentato di aprire la finestra perché fa molto caldo in questa stanza, ma non lo farò perché rischio di venire divorato da insetti strani. Poi mi tocca chiamare Venduria. Facciamo una cosa, scusate. Ma sei pazzo? Cosa apri? Sì. Usciamo da qui, ci andiamo a curare. Questa è un po' una cosa che rompe il gioco, il fatto che ci si può teletrasportare da tutti i save. Secondo me aveva più senso che tutti i terminal che ti permettono di teletrasportarsi avessero embeddata la cura. Davvero murato in casa e quando provo ad aprire le finestre mi velo dietro. Even. Hai le zanzariere. E allora che spacchi fai? No, io capisco che siano fastidiose, ma. Ma dai, insomma. Oggi in realtà ho preso un sacco di acqua perché sono andato in ufficio per la prima volta dopo 2 anni. Ma che bello il freschino che entra dalla finestra stasera. Prima, adesso con tutto il buio fuori e luce da qui. Non sono ermetiche le zanzariere, sono zanzariere da 4 soldi, gli schifi sono queste. 38 gradi, no, qui si stava bene, però c'era la pioggia. Neanche l'ossigeno. Allora adesso usciamo, andiamo dritti. E tra un po' ci salutiamo, ragazzi. Voglio solo vedere un attimo che cosa ci dirà. 4 lire di zanzariere. Non esageriamo. Adesso andiamo dalla professoressa Takao. Carissima professoressa Takao, con la quale il nostro amico Isamu voleva provarci. Alla I'm glad you're okay. fine è lei che ci ha chiesto di recuperare i moroghi. I felt it when the evil presence faded away. Were you able to get the Yahiro no Himurogi? Glielo consegneremo. Oh, so the Magatsuhi was used up Sì. already. Then you don't mind me keeping this, do you? This brings me Non one potevamo step scegliere closer to se creating tenercelo. my world. Oh, cara la nostra Yuko. My goddess will surely teach me the reason now. Creepy moment incoming? The abyss, the valley of the shadow of death. The grave awaits even the victor at the end of the road. È vero. Show me your heart. Fool who bears the name freedom. Because of your name, you will carry the burden of plague, pain, and ridicule. Do you fear the suffering and humiliation? Duri e puri, possiamo resistere alla sofferenza e all'umiliazione.
freedom. Because of your name, you will live a life of betrayal, rejection, and defeat. Do you fear the deceit? Posso resistere. Go and see the world with your own eyes. There are forces vying for creation. Okay. Without judging their reasons, your world will not Oh, continue. E qui ci dice di nuovo di tornare a vedere gli altri due, di andare a capire quali sono veramente le visioni degli altri tre. Ma dovremmo decidere, prendere delle decisioni. Side with them, or side against them. Only then will your world Ma io volevo la sua. Remember that you blow. A new force is about to emerge in Ikebukuro. Ikebukuro. Dove c'era la base dei mantra, quindi dove c'era il Gozo Tenno. I too will become a force with this woman. Bravissima. Remember that you are what is right. That is my truth. Sì, Even, spero di sì. Perché sarebbe quella che auspicherei di più, in realtà. Che la sua visione dovrebbe essere la creazione. You still won't give me your reason? Why? What is it that I still lack? I think I need to go. Staying here won't do me any good. Sì, ma ti imparo a evocare i demoni, cazzarola. I need to see for myself what kind of worlds are worth creating and what kind of hands shaped them. Ah, quindi fa suo il discorso che Aradia ha fatto a noi. Thanks for all your help. Hope to see you soon. È interessante che gli umani ci chiamano col nome che gli abbiamo dato da umano, Akira, quindi. Il cognome non lo usa nessuno e il nickname lo usano invece gli altri. Quindi dobbiamo andare di Ikebukuro. Interessante. Ikebukuro. Ma dove? Dobbiamo tornare su da Gozo Tenno, secondo voi? Non mi ricordo assolutamente. Potremmo farlo. Il resto della piramide. Non ho capito a cosa ci fai riferimento. Professoressa ha chiesto perché la mia dena... Ah, ok, ok. No, non credo. Andiamo di Ikebukuro. Welcome to the Cathedral of Shadows, where demons gather. Ma che belli che siete. Mele Lobo, buonasera, benvenuto. Behold my demons! Grazie davvero tanto per il raid. Grazie mille a Bello, dov'è? Red Devil Ruler per il follow. Ok, per ora basta, vedo un po' tanti streamer, mentre è impazzito. Ragazzi, buonasera, ciao a tutti. Come state? Benvenuti. Bene, grazie mille per il raid. Io mi presento ad alcuni dei tuoi raidanti, sono Khalid, Edo. Di solito porto retro gaming, in questo caso è un retro gaming un po' speciale perché è una remastered giocata su Switch di Shin Megami Tensei 3 HD Nocturne, di cui mi sono occupato anche a livello di lavoro. Come va da queste parti? Da queste parti va bene, stasera siamo in relax totale, stiamo andando avanti con la trama, niente scontri così complicati e side quest particolari. E voi cosa state giocando invece? Instead. Benvenutissimi. Abbiamo fatto live corto per lo State of Play. Ah, ero totalmente dimenticato che esistesse fosse lo State of Play. Ma io, non avendo console Sony dalla tempi della PlayStation 3,
non seguo moltissimo in quel senso. Siete tutti benvenuti, soprattutto comunque se siete appassionati di retro gaming, di Shin Megami Tensei in generale e di Persona, e di giochi narrativi. Non mi sono perso nulla, meglio, scusate. Noi stasera, visto che sono molto 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 stanco oggi, abbiamo preferito fare cose tipo proseguire con la trama, che visto il livello di potere che abbiamo raggiunto è la scelta più easy, più tranquillona per proseguire, piuttosto che andare a fare il labirinto di Amara, che se conoscete il gioco saprete essere un dungeon particolarmente complicato. Dove Meeting Gameplay 2 pare, la cosa più carina è stata Moss 2. Moss, che bello ragazzi, Moss ha una colonna sonora stupenda. Peccato che sia solo in VR. Ma sapete che divertimento se adesso ci attaccasse di nuovo? Ora si può entrare, non si poteva entrare la volta scorsa. E ci attaccasse di nuovo Raido Kuzunoe e ci fa un culo così. Sì, sembra molto molto bello Moss. C'è anche su PC tra l'altro. Allora, questa remastered mi sembra fatta molto bene, contate che ci stiamo giocando su Switch, quindi la versione un po' debolina. Devo andare a sinistra. È la versione un po' più debole, ma in realtà va benissimo così, non sono mai stato un fanatico dell'aspetto tecnico in un videogioco, se la cosa non va a inficiare sul gameplay. E in questo caso non lo fa assolutamente. In più, vi dicevo, io tu Bella lo sai, io nella vita faccio mi occupo di localizzazione di videogiochi. Nei credits di questo gioco c'è anche il mio nome, quindi un motivo in più per portarlo, visto che sono fan della serie da tantissimo tempo. Gioco l'avevo già giocato ai tempi su YouTube. Ah, grande, grazie mille Belai. Questo gioco l'ho giocato 2-3 anni fa su YouTube in versione PlayStation 2, quindi in linea di massima lo conosco abbastanza bene. E Onyx se ne va. Stiamo giocando la versione, quella con Raido Kuzunoe come special guest, chiamiamo così, perché è filologicamente più interessante, più coerente rispetto a Dante, che era stata un'aggiunta fatta apposta per pubblicizzare il gioco fuori dal Giappone. Cioè non solo fuori dal Giappone, ma la versione che era arrivata da noi, cioè Lucifer's Call, era quella con Dante. Adesso noi stiamo tornando alla base, siamo nella base del mantra. Qui voi non vedete il numerino dei piani che sale, ma non è bloccato il gioco, stiamo salendo in ascensore. Esatto, esatto, Dante qui non ci sarà. Allora, quella è una scritta che stiamo facendo noi, è un giochino, è un gioco che sto facendo io, nel senso che sto cercando di finire il gioco morendo un massimo 10 volte. Purtroppo di quelle 8... almeno la metà sono stati di sfiga vera, inevitabile. 4 me le sono meritate. Siamo arrivati. Meritate no, però sono stato un po' disattento, ho sottovalutato alcuni boss. Cosa porto di solito? Un po' di tutto. Esatto, 4 sono state con insta kill, incontri casuali totali che fanno incazzare. Allora, di solito porto un po' di tutto in realtà. Giochi narrativi, quindi non vi aspettate di trovare cose tipo Fortnite o cose così modaiole. Niente FPS, niente cose competitive.
Retro gaming, specialmente il Mega Drive, che è la mia console vecchia preferita in assoluto. E poi ho una volta ogni tanto faccio una serata che si chiama Kalith Gaming Radio, per cui ascoltiamo musica di colonne sonore. È un format che piace abbastanza ai miei follower, quindi se avete voglia di lasciarmi un follow, presto dovrei essere in grado di avere una scaletta pronta per fare un'altra serata. Ogni volta sono a tema. Ogni volta sono a tema, l'ultima è stata un po' corta, la trovate nei VOD. È stata una specie di DJ set, danzereccio, con tutta musica dance, ma di solito sono a tema console, per cui ho fatto 6 episodi dedicati alle musiche più belle del Mega Drive. Una su Super Nintendo, una sul Game Boy con delle chicche pazzesche, oppure per genere, o per genere musicale, o per serie. Ne avevo fatto una anni fa che era dedicata agli eredi di Final Fantasy, di Nobuo Uematsu, quindi, oppure anche dedicate ai giochi indie. Insomma, ne ho fatte tanti tipi e mi diverte molto quando mi scatta la scintilla che ho il... Dico, ok, mi è venuta un'idea, sarebbe bello fare questa cosa, quindi cerco di unire filologicamente un po' i brani che vi faccio ascoltare. Super Nintendo è la console preferita? È un'ottima console. Io ce l'ho con Super Nintendo perché per colpa del Super Nintendo ho venduto tutte le cose del Sega che avevo prima, perché volevo giocare a Chrono Trigger. Quella è l'ultima serata, sì, esatto, grande Even. È più recente e anche più breve in realtà, perché siamo andati proprio di fila senza parlare dei giochi che stavamo ascoltando, mentre di solito mi soffermo un pochino a parlare anche dei giochi, dei musicisti che compongono le musiche e via dicendo. Vediamo, scusate intanto, che cosa sta succedendo nella camera di Gozu Tenno. Entriamo? Entriamo. Boss fight? Spero di no, ma non credo. Ho ho ho. Ce l'ha fatta. A salvarsi è arrivata qui da sola. È incazzata nera. Woman, what brings you to this place? Detta così sembra che lo stiamo per sgamare, mentre fare cosa ce le sta per fare. Che bella è la regia di sto gioco. So, you weren't dead after all. Were you calling out for me, Gozu Tenno? Ever since I fell into the Nihalo's trap, my spirit has been drifting. But not for one minute. Have I forgotten the rage I felt on that day? All I wanted was power. I just couldn't get it. No matter what trials I face, or how much I get hurt, my reason won't change. Though at this rate, I might as well not have a reason at all. E scusate se non sto guardando verso di voi, ma siccome stiamo giocando su Switch, ho il monitor lì. Woman, accept my spirit. Donna, accetta il mio spirito, ragazzi, qui. Succede una cosa che è un po' un eco di quello che succede a uno dei primi. No, in realtà è una cosa che succede spessissimo in Shin Megami Tensei. Se entri nel mio profilo capisci subito qual è uno dei miei giochi preferiti del NES. Dopo guardo. Of stillness,
giusta. However, what we should have done instead was build a kingdom ruled by strength. Of course, I would never have succeeded. However, if I was human, if I could have had a reason of my own, then the outcome may have been different. Perché loro non sono umani, non hanno delle visioni che possono essere assimilate a quelle degli esseri umani che hanno una vita limitata. Ho un Telegram non del canale, in realtà, ma se ci puoi raggiungere su, vedi questo simbolo, SA, sta per Streamers Assemble, ed è Vendura, se hai voglia di fare uno spammino, un gruppo di streamer piccolini, ma carini, che si supportano a vicenda, e c'è anche il gruppo, diciamo, per... c'è anche il gruppo Telegram sul quale chiacchieriamo e del più e del meno dei videogiochi, delle live e cose simili. If your power can make me strong and help me to create my world. Io sto spammando gli screenshot perché non so quale scegliere come copertina del VOD. E c'è anche Lupin! Buonasera, ciao Lupin, benvenuto, come stai? Woman, accept my spirit. Be the strength that guides all demons. Hai visto Lupin dove siamo arrivati? Stasera siamo andati avanti con la trama, abbiamo fatto tutto il parco di Yoyogi perché sono stanco morto, come dicevo, agli altri, e non avevo voglia di fare il... cose impegnative come... Rimango all'urcale, sei un pelo ubriaco, attenzione, hai fatto serata, eh? Bravo, bravo. Sì, la forza che guida tutti i demoni. Aia. Ciao Bele Lobo, grazie mille per il raidone e grazie mille per essere passato. Buonanotte. Ovviamente, cosa potrà mai andare storto se si accetta di fondersi con un dio o un demone in uno Shin Megami Tensei? E quando il tuo character design è Kazuma Kaneko? Ne uscirai sicuramente benissimo. It's hot. Like my hand is on fire. Che figata. Il vecchio Gozo Tenno è morto. Solo perché è una protagonista, altrimenti era qui i tatuaggi fluo, probabile. Ma è fighissima. Yosuga è il nome della sua visione. Musubi è quella di Isamu. E quella di
Non mi ricordo mai i nomi. Quella di Ikawa è... C'è un altro nome ancora. E la nostra compagna di classe ce la siamo giocata. Bene. Molto bene. Molto molto bene. Ma adesso, dove dovremmo andare? Cosa dovremmo fare? Qualcuno ci dirà dove è apparso un nuovo potere? Ora che abbiamo qualcosa in comune, è ora di attaccare bottoni. Sì. Ci sarà il momento in cui dovremo decidere se supportare la sua visione o no. Che cazzo è quello? Yosuga, un mondo in cui solo i forti sopravvivono. Che idea fantastica. Che bello è. Ma noi che siamo dei Tamaoi, ci buttiamo dal palazzo. Giusto? Giusto? Potete cambiare demone. Dioniso già al massimo, Tabacca anche. Ci rimettiamo lei, Legione e Titano, che dovrebbero essere ancora da crescere. C'è una soluzione ragionevole. Beh, dai. Yes. Yes. Angel, hai visto il design? Non ci ho fatto caso, ma ho visto che c'è Angel, sì. Siamo tutti con un punto ferita. Ma adesso ci passa. Passa tutto. Non ci ha attaccato nessuno. Cominciamo col salvare. E poi tornerei ad Osaka. Preferisci la versione classica a quella nuova? Non l'ho ancora vista. Cioè, ho visto che c'è, ma. Andiamo ad Asakusa, dove c'è Hijiri. E vediamo. Se ha qualcosa da dirci, credo di sì. Credo che abbia qualcosa da dirci riguardo Isamu. Eccoli, sapevo io. Oh, hey. Can't believe what happened to Nikkei Bukuro. Come no, c'ero. Gozu Tenno's back in action now, huh? Hope that won't create. Bet you're wondering how I know about it already. Well. Nothing escapes Lui me now. sta modificando, sta crescendo. I can learn anything with the power of a mama, just by using this terminal. Non in senso di potere, For example, ma di conoscenza. here's what's going on right now in the vortex Oh, world. diccelo. Hikawa's on his way to the Diet Building in search of Magatsuhi. Quello è uno dei prossimi dungeon che dobbiamo fare. Some girl has inherited the power of Gozu Tenno.
due dungeon. There's an abandoned temple where a ton of Magatsuhi lies forgotten. Mannequins are gathered in Mifune-shiro, okay, demanding their own reason. Tre dungeon sono. And questi sicuro sono tre dungeon. E? That's all you really need to know. See, I'm done playing investigator. Certo, certo, i giri, certo. No one knows more about the Vortex world than I do. That's why I should be the one recreating it. No one else has the boom right. Not Hikawa, not your teacher, not even you. I alone hold the knowledge to improve this world, along with everything in existence. Sì, sì. Sì, sì. Bravo. Bravo. Guardalo come è compiaciuto la sua limited edition, se aveva apprezzato, esatto, guarda cosa fa. Non gli avevano detto che era difettoso. You should be dead, damn it. I won't let you have the power of Amala. Shit. He's pulling me in. Oops. No. Licenza omaggio era scaduta, esatto. Ora c'è un'opzione in più, che insegui i giri. Ho detto di no perché c'è qualcosa che dobbiamo fare prima. Welcome to the Cathedral of Shadows. Where demons gather. Demons gather. Oh? Oh? Are you sure? Ragazzi, prima di salutarci, oh, facciamo un po' di fusioncine. All right. Guardate quanti teschietti simpatici. Matador, Matador, Matador. Ah, è bellissima. È bellissima. Solo Matador. Ma che palle. Biker infernale, questo è di 42esimo. Attenzionissima. Titano. Con Yomotsu Ikusa. Facciamolo, signori. No, Yomotsu Ikusa è di 46esimo, però cazzarola. A me ne errori grammaticali da brillo che non da solo. Che palle, perché vorrei fondere lei e poi la rivochiamo. Sì, ma se uso Nue è il 31. Se uso Nue è un 31. Che parlavano solo polacco, ma resta. Grande Asia. Se no, vediamo altre cose che si possono fondere. Noi siamo di 57esimo, ragazzi, non è basso come livello per niente. Vediamo con Naga. E Titano viene un osio di 45esimo che non ci interessa granché, che è più basso. Sparna! Sparna non è per niente male, un 54esimo. E stiamo usando Naga Raja che non l'abbiamo usato. E facciamolo. Facciamolo. Abbiamo tre abilità da darle. Dargli o darle, non lo so. Ha più magia che altro. Tarukaja ci sta.
Petradi ci sta perché è l'unico personaggio che, ce la to- che se la può portare dietro. No, Paraladi, scusate. Basta perdere Sacrocovia a gennaio con meno 15, vedi che ti fai capire. E gli diamo anche una cura, sì, perché poi si impara Mazandine, è inutile dargli un altro incantesimo di attacco. Media. Are you sure? Ho sbagliato. Fanculo. Abbiamo detto. Media. Paraladi. E un Tarukaja. Petradi. Tarukaja. Are you sure? Vediamo. Questa ce la guardiamo così. Clan Bestia, è un vero piacere di sicuro. Oh, all right. Fondiamo. Vedete che Sparna adesso è comunque lì in alto? Perché quello è il demone che era la pixie che abbiamo trovato all'inizio del gioco, il primo demone. E rimane lì per identificare che quel DNA e ci servirà se scopro come si fa per una subquest. E dai Soju di 41esimo che ha fatto anche un po' il suo. Minchia, 75esimo, not yet. Ci dà Ombra, che è bruttissimo, lo odio, non mi piace. Dioniso ha finito in realtà, quindi Dioniso potremmo fond... Barong di 60esimo. Guardate che bello Barong. Però con Titano ci dà Dakini. Un 52. Interesting. Molto interesting. Ha poca magia però. Ciao pezzo, buonanotte. Il problema di prendere due demoni molto potenti e fonderli è che è debole a ghiaccio, resistente a fuoco, quindi assorbe fuoco non ci serve. Mediarama sì. E recupero di mana. Effetto solo sui membri del gruppo attivo. Ci piace di brutto. Allora, un Mazanma, ragazzi, che non abbiamo... No, però lo fa Khalid con Tornado. Rimaniamo sul fuoco, potenza fuoco, Maragidai. No, ho sbagliato, perché supplica. Allora, fuoco lo resiste già. Mediarama. Recupero di mana, potenza fuoco, Maragidai. Va bene. Are you sure? Yes. Un Surscape! Buonasera, come stai? Benvenuto. Even, fai uno shoutino anche a Surscape. Are you sure? Abbastanza.
Abbastanza. Chi è che abbiamo fuso? Mi sono imbambito e non l'ho notato. Ragazzi, se non conoscete Surfscape, andate a seguire anche lui, che streama un sacco, anche il pomeriggio in realtà. Sabato vai a pittare a Rogoredo. Veramente, right. Foto subito. Foto immediatamente. Troll di 38esimo con... No, ce lo teniamo. Troll magari lo facciamo crescere un po'. Vediamo come è cambiato il nostro party. In live appena spento. Grande, bello ragazzi, perché Surfscape è un artista di strada e non solo. Ha fatto delle mostre, ha pubblicato cose, insomma, e lo fa da tantissimo tempo. Ci conosciamo da 20 anni circa, e mi ricordo che andava al liceo artistico con mio fratello. Sì, Final Fantasy X era circa 20 anni fa, 2001. E Sparna, Dai Soju, Isaka, Dakini, Atavaka, Troll, Instafollow, amico artista povero. Devi sapere, Scape, che Asiel è una fumettista nonché fondatrice di Spaghetti Comics. Noi ci portiamo dietro. Chi ci portiamo dietro mentre mi si stanno chiudendo letteralmente le palpebre dalla stanchezza, ragazzi? Non mi era mai capitato. Mi sa che si vede, tra l'altro. E potenziamo loro due. Portiamoci loro due. Bello dormire durante il temporale, Escape, sir. Veramente fico. Io ero in ufficio. Ho dormito 5 ore stanotte perché dovendo andare dall'altra parte della città per andare in ufficio. Qui spero di non farvi venire crisi epilettiche. Non voglio andare a ricerca di giri ancora un attimo. Salviamo. Siamo a 45 ore e 42 di gioco, signori. Allora, 2 ore e mezza di episodio sono più che buone, direi. Finito scuola, quindi fino a settembre, ottobre. Certo, giusto, perché Scape insegna anche. Allora, signori bellissimi, io sto per salutarvi. Fatemi fare una cosa. Vediamo chi c'è in live da raidare. Vediamo. Ok. Lo so io chi c'è. Lo sapete anche voi se l'avete visto. Terrazza enorme nella casa nuova. Non vedo l'ora di metterci delle vetrate o comunque qualcosa di trasparente per gli amici. Sì, molto figo. Signori, io vi ringrazio tantissimo, come al solito, per essere stati con me per 2 ore e mezza. Live scialla, tranquilla, nessun grosso pericolo. Siamo proseguiti un po' nella trama. Vi do appuntamento al più tardi a martedì prossimo con il proseguo di questa avventura. Forse nel weekend. Tenete d'occhio sia il gruppo Facebook che eventualmente Telegram per vedere quando vado in live, il Telegram di Streamers Assemble, che c'è la notifichina. E vi do la buonanotte, vi do appuntamento alla prossima e andiamo a salutare il mitico Savo, che è ancora in live. Buonanotte.